A qualità hai scoperto che la PlayStation 5 Digital è un'inculata. Se non volete essere truffati, prendete quella col disco. Ovviamente vi spiego il perché. Molti ormai sostengono che il digital è il futuro e infatti molti ormai comprano i loro giochini in digitale anziché in fisico. E per comodità, perché sono a casa, magari è domenica e avevi voglia di un gioco, il negozio è chiuso. A parte che i negozi sono aperti anche la domenica. Quindi, bah, non capisco. Come mai non vogliate collezionare roba che vi rimarrà? Comunque, la PlayStation 5 Digital è una truffa, non compratela. Non si capisce perché Sony l'abbia ancora in commercio. E la PlayStation 5 Digital è una truffa perché non capisco quale sia il ritardato che voglia pagare un gioco come Battlefield 2042 79€ quando costa 10€ al GameStop o su Amazon. Dead Space appena uscito, ok. Demon's Souls lo trovi da GameStop da 30-35€. Formula 1 lo trovi a 30€ sempre su Amazon o comunque GameStop. Ratchet Clank ormai è vecchio, viene 80€. Returnal lo trovi una girata di cappello. Cold War 80€, cioè 75€, sono un casino. Hogwarts è appena uscito e ci sta. The Quarry viene sui 35, sempre su Amazon GameStop. Back for Blood 10€. Cioè io dovrei pagare in digitale 70€ per giochi vecchi come la Nerec, cioè come la merda. Dovrei pagarli a prezzo pieno quando ormai sono a una trentina di euro. Se erro 70€, ma dove? Ma su che pianeta? Ma quando mai? MotoGP? Ma quando? Ma dove? Ma stiamo scherzando, ragazzi. A parte le ultimissime uscite, col cazzo che do 60 ancora di Demon Slayer o 60 di Spider-Man quando appunto è a 35 della Play 4, lo inserisco nelle 5 di... E il digitale ha dei prezzi carissimi. Quindi tutti quelli che sono sostenitori del digital mi spieghino come mai vogliono essere turlupinati del genere. Posso capire quando c'è l'offertona del momento e allora ti mettono il prezzo in giallo, poi tra l'altro per gli abbonati Plus, e quindi anche lì parliamone. Ho visto delle offerte sul PlayStation Network che sono tipo Far Cry 6 70€ con lo sconto 15€. Ormai lo trovi usato quei soldi lì, perché i giochi Ubisoft si abbassano in fretta. Quando è che io andrei a pagarli 70 pieno? No, non ascoltarli, quelli che parlano male di te, che leggi i dischi. No, sono dei cattivi. Tua sorella digitale è una cattiva, perfida, meschina, che nasconde dei segreti che ne... Ma siete idioti a non aver visto la differenza. C'è gente che ancora mi dice ma va, ma fisio, ma chi è che prende ancora i giochi fisici? Sì, pago 70€ Tennis World Tour e poi me lo tengo in culo quando scopro che mi fa anche cagare, tra l'altro. Ma possiamo andare avanti? Dov'è il comando? Top. Discipless 50€. Ma dov'è che do 50€ a Discipless? Ma su quale pianeta? Live Alive 50€? Ma sono giochi che sono stati delle floppate. Jojo ancora 50, Match Point, ma MotoGP 21, neanche il 22 a 50€. Ma su quale tergiverso io dovrei dare 50€ a Port Royal? Cioè non esiste, ma non esiste neanche che mi... Ma perché? È da un po' che non facevo video sui videogiochi, ma gioco ancora e mi tengo informato sul mondo dei videogames. Ma nessuno multiplayer, siete importanti, tratta mai questo argomento. Perché non sento parlare nessun youtuber di questa cosa, di questa truffa che è il digitale? Perché uno dei miei primi video nel 2010, anzi il mio primissimo video dove parlavo, si chiamava Digital il... Questa settimana ho i pantaloni. Quindi questa settimana non sono in mutande e quindi potrò parlarvi di argomenti sofisticati e del digital delivery in generale. Cosa parlavo di quanto il digitale non avrebbe sfondato, cosa che invece ha fatto, ok, per carità siamo andati avanti, ma se questi sono i prezzi in digitale, perché io dovrei farmi... Basta. E non comprare i miei giochini, me lo spiegate? Che mi sta sui coglioni è il dover sempre scoprire le cose da solo. Perché? C'è pieno di gente connessa online che dice la sua ogni giorno nel mondo videoludico e non solo, politico, roba, gossip, e nessuno che porta in auge argomenti importanti come questi, ovvero che in digitale te la fioccano nell'anale. Ma soprattutto come mai nessuno mi aveva detto che Gran Turismo aveva una colonna sonora così figa? Se volete il mio parere su GT7, e ne dirò delle belle perché lo bastonerò come un cane. No.
rispondetemi nei commenti come mai, cosa vi ha spinto, quale ritardo mentale vi ha spinto a comprare la PlayStation 5 Digital con questi prezzi che vi ho appena mostrato sullo store Oakland.